In un'era pacifica in cui i cavalieri Jedi vegliavano sulla galassia e le grandi guerre erano un ricordo lontano, forze oscure in realtà si celavano nell'ombra, intente a giocare a Shatez con gli equilibri politici, mentre si nascondevano dietro le loro pedine, preparandosi a dare il via a una serie di eventi perfettamente orchestrati. Quando la tassazione delle rotte mercantili verso i sistemi periferici iniziò a creare tumulto tra la Repubblica Galattica e la Federazione dei Mercanti, la tensione sfociò a spese del pianeta Naboo, stretto sotto un blocco planetario armato esteso dalla Federazione dei Mercanti stessa, che frenava l'approvvigionamento del popolo. Il supremo cancelliere della Repubblica, Finis Valorum, inviò lo Jedi Qui-Gon Jinn, accompagnato dal suo padawan Obi-Wan Kenobi, allo scopo di definire una risoluzione tra le due parti e cessare le ostilità. Il viceré Newt Gunray della Federazione era però al servizio del signore oscuro dei Sith, Darth Sidious, che senza alcun interesse nella risoluzione diplomatica ordinò l'assassinio dei due Jedi, intimando poi di anticipare l'invasione del pianeta che stavano preparando. Dopo aver privato gli ambasciatori Jedi di un mezzo, uccidendo anche l'equipaggio a bordo, tentarono di assassinarli con il gas di Oxys, ma fallirono e i due si fecero strada sulla nave. Non riuscirono a raggiungere i membri della Federazione, poiché predati dai droidi da battaglia. Così Qui-Gon e il suo Padawan, cercando una via di fuga, si imbatterono in una scoperta inattesa, le truppe che venivano preparate per l'invasione di Naboo. Allo scopo di avvertire il popolo e il senato di ciò che stava accadendo, si nascosero sulle navi della Federazione, attendendo di giungere sul pianeta. Senza la possibilità di trasmettere e privi di supporto militare su vasta scala, la popolazione di Naboo temeva di essere schiacciata dalla stretta della Federazione, ma la regina Amidala era decisa ad evitare la guerra per il bene del popolo. Sbarcando insieme all'esercito, Qui-Gon si imbatté in un Gungan di nome Jar Jar Binks, salvandolo e legandosi a lui in ciò che poteva essere definito un debito di vita. Si unirono a Obi-Wan e su suggerimento del Gungan cercarono aiuto nella città sottomarina di Otogunga. Jar Jar e i due Jedi vennero fermati appena arrivati ed essendo i nativi, diffidenti verso gli estranei e disinteressati alla sorte degli abitanti della superficie di Naboo, non concessero alcun aiuto, almeno fino a che Qui-Gon, attraverso l'influenza mentale data dai suoi poteri Jedi, convinse il leader Rugor Nass a concedere loro un mezzo per partire e la guida di Binks, insieme a cui attraversarono il pianeta per raggiungere la capitale Tid. Quando arrivarono però, il viceré Gunray e le sue truppe avevano già arrestato la regina allo scopo di costringerla a legittimare la loro occupazione. Gli Jedi con Jar Jar al seguito raggiunsero la regina e aiutati dalle forze di sicurezza reali fuggirono dal pianeta su una nave, ma prima che potessero saltare nell'iperspazio per la capitale galattica su Coruscant, il blocco della Federazione attaccò la nave per fermarli, riuscendo ad abbattere nel generatore di scudi. Nel tentativo di ripararlo, molti astromeccanici non riuscirono a sopravvivere, ma l'ultimo tra loro, R2D2, riuscì nella sua missione salvando tutti, la prima volta di innumerevoli altre occasioni. La nave era stata però danneggiata dagli attacchi e non era possibile raggiungere Coruscant senza prima fermarsi per le riparazioni. Così scelsero come meta Tatooine, dove sarebbe stato difficile per la Federazione rintracciarli. Sidious però aveva già inviato sulle loro tracce l'apprendista Darth Maul, nella speranza di porre rimedio agli errori di Garry e della sua armata. Una volta giunti sul pianeta, Qui-Gon, Jar Jar, R2 e una delle ancelle della regina, Padme, andarono in cerca dei ricambi che necessitavano, visitando un piccolo mercante della zona, un toedariano di nome Watto. Mentre Qui-Gon falliva nel contrattare, un piccolo schiavo del mercante fece conoscenza con Padme. Il suo nome era Anakin Skywalker. Qui-Gon, non riuscendo a concludere l'affare, lasciò il locale, ma con l'avvicinarsi di una tempesta di sabbia non avevano abbastanza tempo per ritornare alla nave in sicurezza, così Anakin invitò i suoi nuovi amici a rifugiarsi in casa sua. Qui conobbero sua madre Shmi e il droide protocollare C-3PO, che il piccolo Anakin stava costruendo perché aiutasse sua madre. Restando con loro per proteggersi dalla tempesta, ebbero modo di scoprire quella che poteva essere una soluzione al loro problema, far partecipare Anakin a una gara di sgusci, ottenendo ciò che desideravano attraverso la vittoria di una scommessa. Anche se titubanti di fronte al rischio che il piccolo avrebbe affrontato, conclusero unanimemente che era la loro migliore possibilità con il poco tempo a disposizione, e organizzarono il tutto. Nel tempo passato insieme al bambino, Qui-Gon percepì quanto la forza fosse potente in lui e parlando con Shmi scoprì che non c'era un padre e probabilmente era stato concepito dalla forza stessa. Con l'intenzione di portarlo con sé su Coruscant per addestrarlo nelle vie della forza, Qui-Gon aumentò la posta per la gara, scommettendo la loro nave con Watto. Se Anakin avesse vinto, il toedariano lo avrebbe liberato. La pericolosa gara, nonostante le difficoltà, andò per il meglio e Anakin vinse, guadagnando i pezzi necessari a riparare la nave e ottenendo la sua stessa libertà. Accolse la proposta di Qui-Gon scegliendo di unirsi a lui per essere addestrato come Jedi e dopo aver salutato C-3PO, seppure con tristezza, si divise da sua madre, speranzoso di poterla rivedere un giorno. Mentre raggiungevano la nave, vennero attaccati da Darth Maul che li aveva rintracciati, ma riuscirono a sfuggirgli e partirono per Coruscant. Sulla nave, Anakin fece la conoscenza di Obi-Wan Kenobi e passò altro tempo con Padme, a cui donò un ciondolo intagliato da lui nel Jabber perché lei potesse ricordarlo.
Si era molto affezionato a lei e sapeva che le loro strade si sarebbero presto divise. Una volta su Coruscant, la regina discusse il blocco planetario con il senatore di Naboo Sheev Palpatine, cercando alternative per fermare la sofferenza del suo popolo. Secondo il senatore, la migliore possibilità era proporre un voto di sfiducia per il cancelliere Valorum, nella speranza che il suo sostituto potesse avere un maggiore potere indirizzato alla risoluzione del problema, e nell'aula del senato, la regina palesò le loro intenzioni, spingendo le votazioni. Nel frattempo, Qui-Gon e Obi-Wan esposero gli avvenimenti davanti al Consiglio degli Jedi. E parlando dell'attacco da parte di Darth Maul, viste le abilità mostrate dallo Zabrak nello scontro, suggerirono la possibilità di un ritorno dei Sith. Il consiglio era però scettico al riguardo, visto che ormai erano circa 1000 anni che i Sith si credevano scomparsi. Una volta concluso il rapporto, Qui-Gon volle presentare al consiglio Anakin, dopo aver portato loro i suoi pensieri riguardo alla concezione del bambino e alla sua identità, che poteva coincidere con colui a cui gli Jedi si riferivano profeticamente con il nome di prescelto. Secondo molti era troppo vecchio e il Gran Maestro Yoda percepiva un futuro nebuloso e tanta paura nel bambino. Così, anche se aveva dimostrato abilità, rifiutarono di farlo addestrare. Qui-Gon però non era disposto ad accettare un no come risposta, e in un modo o nell'altro avrebbe fatto sì che Anakin ricevesse l'addestramento. Dopo gli sviluppi politici che misero in fermento il Senato, Qui-Gon e il sopprendista tornarono insieme alla regina Amidala e il suo seguito su Naboo, nella speranza di gettare luce sul possibile coinvolgimento dei Sith nell'invasione, e allo scopo di dare supporto alla riconquista del pianeta. Non avevano abbastanza forze per uno scontro diretto e avevano bisogno di alleati se volevano combattere la Federazione. Così chiesero aiuto alla popolazione dei Gungan, che scelsero di aiutarli considerando l'umiltà e il rispetto con cui la regina aveva esposto il loro bisogno. Regina, che si scoprì essere in realtà la piccola Padmé, rimasta fino ad allora in incognito e sostituita da una delle sue ancelle, di nome Sabé, per essere più al sicuro e accompagnare il gruppo senza essere frenata dalle formalità. Mentre i Gungan si preparavano alla battaglia, la regina e il suo seguito si infiltrarono nel palazzo reale, dove Anakin venne messo al sicuro a bordo di un caccia N1 insieme al R2D2. Poco dopo, Darth Maul si mostrò loro, intenzionato ad affrontare gli Jedi a viso aperto, un momento che attendeva da anni. Gli Jedi si prepararono a combatterlo e nel frattempo la regina e le sue forze, che si erano divisi da loro, vennero messe all'angolo da alcuni droidicas, finché Anakin iniziò a cercare un modo per controllare il mezzo e distruggere i droidi, riuscendo a sbarazzarsene, ma finendo per attivare accidentalmente il pilota automatico della nave, unendosi allo scontro nello spazio. Padmé e il suo gruppo riuscirono ad arrestare il viceré Newt Garray e Anakin, grazie alle sue abilità e all'aiuto di R2, riuscì a distruggere il centro di comando della Federazione, vincendo la battaglia su due fronti, poiché gli avversari dei Gungan vennero disattivati completamente dopo la distruzione della nave controllo. Intanto i due Jedi avevano lottato a lungo contro il Sith, che purtroppo riuscì ad avere la meglio su Qui-Gon, trafiggendolo con un colpo fatale davanti al sorprendista. Poco dopo Obi-Wan riuscì a sconfiggere il Sith, ma il dolore per la perdita del maestro non lasciò spazio ad alcuna esultanza per la vittoria. Stringendolo tra le braccia, promise che avrebbe addestrato Anakin, seguendo il suo ultimo desiderio. Anche se con incertezza, il consiglio accolse la richiesta e Anakin divenne l'apprendista Padawan di Obi-Wan. La battaglia si era conclusa, ma l'ombra di una guerra si era appena affacciata sulla galassia, e se un Sith era stato sconfitto, un secondo rimaneva celato in quell'ombra, poiché sono sempre un apprendista e un maestro. Il popolo di Naboo festeggiò la vittoria della recente battaglia insieme ai propri eroi e alla presenza di Sheev Palpatine, che da senatore del loro pianeta venne eletto cancelliere supremo. Obi-Wan e Anakin iniziarono così il loro viaggio insieme. L'addestramento di Anakin lo portò a seguire il suo maestro in varie missioni, viaggiando per anni nella galassia, apprendendo le vie degli Jedi e accrescendo i suoi poteri rapidamente. Durante questo periodo, un nascente movimento separatista condotto dal Conte Dooku si fece sempre più esteso, iniziando presto a dividere la galassia e mettendo la stabilità della Repubblica Galattica in pericolo, soprattutto per via dell'inasprirsi dei rapporti con i numerosi mondi decisi ad abbandonarla, in favore della fazione guidata dal Conte di Serenno. I Cavalieri Jedi non erano abbastanza da poter gestire ogni conflitto. Allo scopo di incrementare la sicurezza nella galassia, venne indetta una votazione per decidere se formare un esercito della Repubblica. E quando la senatrice Padmé Amidala giunse su Coruscant per votare, rischiò la vita in un attentato che colpì invece Cordè, una sua ancella sostituita a lei durante il viaggio, per fungere da esca. La senatrice pensava che il mandante potesse essere il conte Dooku, ma il maestro Mace Windu affermò che Dooku era stato uno Jedi prima di lasciare l'ordine, e che quindi non avrebbe mai tentato di ucciderla. Il cancelliere supremo, Sheev Palpatine, dichiarando di essere preoccupato per la sua incolumità, spinse Padmé ad accettare sicurezza aggiuntiva, facendo in modo che il maestro Obi-Wan Kenobi e il suo padawan Anakin Skywalker fossero assegnati alla protezione della senatrice.
Anakin fu incredibilmente felice di rivederla dopo tanto tempo, anche se teso all'idea che lei potesse non ricambiare la sua gioia. Da tempo faceva incubi su sua madre Shmi e questa ulteriore tensione gravava molto su di lui. La notte lui e il suo maestro avrebbero vegliato sulla senatrice, che riposava nelle sue stanze insieme al piccolo R2-D2, e durante una discussione percepirono ciò che si rivelò essere un altro tentativo di uccidere Padme. Vedendo ciò che sembrava un droide accostato alla finestra della stanza, Obi-Wan si lanciò per fermarlo e scoprire cos'era successo. Anakin recuperò poi il suo maestro a bordo di uno speeder, e dopo un lungo inseguimento riuscirono a rintracciare e fermare la tentatrice, Zam Wessel, che poco prima di rivelare loro il nome del cacciatore d'Italia che le aveva assegnato l'incarico, venne uccisa da un misterioso individuo con un dardo avvelenato. Una volta riferito l'accaduto al Consiglio Jedi, Obi-Wan venne incaricato di indagare sul secondo cacciatore d'Italia, per scoprire l'identità del mandante, mentre Anakin sarebbe stato inviato su Naboo insieme alla senatrice, allo scopo di tenerla al sicuro. Il maestro e il Padawan si divisero, portando Anakin ad affrontare insieme a Padme il primo incarico Jedi che avrebbe svolto da solo, ma dopotutto, essendo accompagnati da R2, non c'era nulla di cui preoccuparsi. Iniziando la sua ricerca, Obi-Wan scoprì che il dardo utilizzato era di provenienza Kaminoana, un pianeta dell'area extragalattica noto per i suoi impianti di clonazione, pianeta che non era però presente nei dati dei ricchi archivi Jedi. Obi-Wan scelse di continuare a investigare sulle ombre che velavano questa situazione, e dopo essersi confrontato con il Gran Maestro Yoda, partì alla ricerca del pianeta fantasma, intraprendendo il suo viaggio insieme al suo droide R4P17. Una volta giunti alle coordinate calcolate, Kamino era lì ad attenderli e sorprendentemente lo stesso poteva dirsi dei clonatori. Accompagnarono subito il Maestro Jedi al cospetto del Primo Ministro Lamassu, come se fossero a conoscenza del suo arrivo, portandolo ad affrontare una sinistra rivelazione. I Kaminoani stavano preparando un esercito di cloni per la Repubblica, ordinato in segreto dal defunto Maestro Sifo Dyas, circa 10 anni prima. Obi-Wan qui ebbe modo di conoscere la matrice genetica dell'esercito, Jango Fett, che si trovava sul pianeta insieme a Boba, un suo clone non modificato che aveva scelto di crescere come un figlio. L'uomo era un cacciatore di taglie e il che lo rendeva il possibile mandante dell'attentatore su Coruscant. Kenobi comunicò le sue scoperte ai maestri Yoda e Windu, che decisero di far portare Jango Fett su Coruscant in modo tale da interrogarlo e fare luce sui numerosi misteri che apparivano come indecifrabili. Quando lo Jedi tornò per lui, il cacciatore e suo figlio erano già pronti a fuggire dal pianeta e dopo uno scontro iniziato su Kamino e concluso nello spazio, riuscì a far credere loro di essere stato distrutto, rintracciando poi la loro destinazione, il pianeta Geonosis. Durante questo periodo, Anakin e Padme passarono il loro tempo insieme su Naboo, dove continuarono a legare e ad avvicinarsi, tanto da strapparsi un bacio che li avviò verso un sentiero difficile e tortuoso. Nonostante i loro reciproci sentimenti, scelsero di rifuggire una vita di menzogne e attimi rubati. Una notte, gli incubi che Anakin faceva su sua madre tornarono più intensi che mai, portandolo a scegliere di raggiungere Tatooine insieme alla senatrice Amidala, allo scopo di ritrovare sua madre e assicurarsi che stesse bene. Dopo aver rintracciato grazie a Watto quella che era la dimora della nuova famiglia di Shmi, Anakin rincontrò il droide C-3PO che lo accompagnò nella casa dove scoprì che era stata rapita settimane prima dai predoni Tusken. Il suo fratellastro Owen, così come gli altri, non avevano speranze di ritrovarla viva dopo così tanto tempo, ma Anakin decise di andare ugualmente a cercarla. Quando riuscì a trovarla però, Shmi era ormai in fin di vita e Anakin ebbe solo il tempo di dirle addio mentre lei si spegneva tra le sue braccia, orgogliosa di lui e sollevata di essere riuscita a rivederlo. Questo dolore fu insormontabile per Anakin, che lasciandosi annegare dall'ira, fece uno dei suoi primi passi nel lato oscuro della forza, sterminando gli abitanti del villaggio Tusken senza pietà, dal primo all'ultimo. Nel frattempo, sul pianeta Geonosis, Obi-Wan Kenobi seguì le tracce dei Fett, finendo per scoprire il mandante dell'attentato, il viceré Newt Garray, della Federazione dei Mercanti, e svelando le macchinazioni dei separatisti, che vennero discusse in quello che era un incontro fra il Conte Dooku e i rappresentanti dei molti sistemi vicini alla sua causa. Queste alleanze avrebbero garantito loro un esercito di droidi immenso, finanziato e costruito sostenendosi tra loro allo scopo di piegare la Repubblica alle loro decisioni e spingere più sistemi ad unirsi alla loro lotta. Impossibilitato a comunicare direttamente con Coruscant, lo Jedi chiese R4 di indirizzare le comunicazioni ad Anakin e inviò un messaggio in cui esponeva le rivelazioni sui separatisti, richiedendo di inoltrarlo perché il Consiglio Jedi potesse scegliere come agire. Ma poco prima che potesse concludere il messaggio, venne catturato dai separatisti. Anakin ricevette il messaggio e come richiesto lo inviò a Coruscant, dove avrebbero discusso sul da farsi, e il maestro Mace Windu ordinò al Padawan di restare a protezione della senatrice. Padme scelse però di partire per Geonosis, temendo che gli Jedi e la Repubblica potessero non giungere in tempo per salvare Kenobi. Così lasciarono Tatooine insieme a R2-D2 e C-3PO, ma una volta sul pianeta, Anakin e la senatrice vennero catturati prima che potessero raggiungere il maestro Jedi, venendo condannati come lui ad un'esecuzione nell'arena Petranaki.
Su Coruscant, vista la situazione, c'era poco tempo a disposizione per poter discutere la necessità di un'armata, affidando la questione al voto. Dunque, il Senato conferì poteri speciali al cancelliere Palpatine, così da permettergli di decretare l'immediata formazione di un grande esercito della Repubblica per risolvere la crisi separatista. Giusto in tempo per fermare l'esecuzione su Geonosis, Mace Windu arrivò alla guida di altri Jedi per combattere le forze separatiste. Durante lo scontro, uccise il cacciatore di taglie Jango Fett e combatté al fianco dei suoi compagni. Ma il numero schiacciante di avversari mise in difficoltà tutti gli Jedi, che contavano molte vittime tra i loro. Il maestro Yoda giunse però in soccorso, accompagnato dalle truppe di cloni dell'esercito della Repubblica, dando inizio alla prima battaglia di un terribile lungo conflitto. Con l'esercito di droidi ora in difficoltà, i separatisti scelsero la ritirata e il conte Dooku fuggì con il loro progetto più segreto, allo scopo di portarlo al suo maestro e metterlo al sicuro su Coruscant. Durante la sua fuga venne però rintracciato e raggiunto da Anakin e Obi-Wan, che tentarono di fermarlo ma fallirono, soccombendo alla sua forza. Kenobi era ferito e impossibilitato a lottare, e lo stesso valeva per Skywalker, che era stato mutilato dal conte, perdendo parte del braccio destro. Yoda, vecchio maestro del conte di Serenno, intervenne combattendolo con abilità, trovandosi però costretto a smettere di attaccarlo quando Dooku indirizzò un grande peso sui due Jedi inermi, così da distrarre Yoda, che usò la forza per salvarli. Dooku riuscì quindi a raggiungere Coruscant, portando al sicuro i progetti e comunicando l'inizio della guerra al suo maestro, Darth Sidious, che si mostrò compiaciuto, sapendo che tutto stava andando secondo i suoi piani. Gli Jedi erano destabilizzati dai recenti eventi, consci che l'ombra del lato oscuro stava rendendo loro impossibile scorgere le verità nascoste in questa complessa situazione. Per centinaia di anni la Repubblica aveva evitato conflitti su larga scala, ma con le migliaia di sistemi alleati ai separatisti decisi a combattere, le guerre dei cloni erano solo cominciate. Durante l'inizio di questa incredibile catena di cupi eventi, qualcosa di più intimo e lieto accadeva su Naboo. Anakin e Padme si sposarono, accompagnati solo da R2-D2 e C-3PO, iniziando insieme un viaggio che li avrebbe costretti a nascondere la propria relazione, per poter continuare le loro vite senza però rinunciare al loro grande amore. La guerra però esplose rapidamente in tutta la galassia, tenendoli lontani, poiché con la nomina di Cavaliere Jedi, Anakin venne presto inviato in battaglia, spesso al fianco del Maestro Obi-Wan e della 500esima Legione, con cui durante il conflitto vinse numerose battaglie, divenendo noto tra i nemici e gli alleati per i suoi risultati. Lo scontro tra le fazioni sembrava senza fine e gli Jedi iniziarono lentamente a perdere la loro identità di Guardiani della Pace, per seguire il ruolo di guide militari nell'esercito della Repubblica. Alcuni persero la via, mentre altri continuarono nel loro compito, con la speranza che il conflitto potesse avvicinarsi alla conclusione grazie alle loro azioni. Le guerre di cloni sconfinarono nella capitale Coruscant, quando il generale separatista Grievous riuscì a rapire il cancelliere supremo Sheev Palpatine. L'esercito della Repubblica era stato schierato per impedirne la fuga, mentre i cavalieri Jedi Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi si dirigevano insieme ai loro astromeccanici verso la Dreadnought separatista per liberare l'ostaggio. Le loro navi però vennero prese di mira da un gruppo di droidi pistoica, ed R4P17, purtroppo, perse la vita nell'attacco. Obi-Wan rimase quindi senza copilota sul caccia danneggiato, ma riuscì comunque a raggiungere l'obiettivo insieme ad Anakin ed R2-D2, facendosi strada tra i droidi nell'ammiraglia e raggiungendo infine il cancelliere. Qui Dooku intervenì per fermarli, scontrandosi con loro, e dopo aver stordito Obi-Wan, si concentrò su Anakin, che riuscì però a sopraffarlo, mozzandogli entrambe le mani. La vita di uno dei più grandi responsabili del dolore e della distruzione che spezzavano la galassia era nelle mani di Skywalker, che, spinto dall'insistenza di Palpatine, giustiziò il conte di Serenno decapitandolo. Anakin sapeva che ciò che aveva fatto, uccidere un uomo sconfitto e disarmato, non era da Jedi, ma sperò che le sue azioni potessero porre fine alla guerra, e pur se incerto, proseguì nella missione. Avanzando poi nella nave insieme al rinvenuto Obi-Wan e al cancelliere, vennero fermati da uno scudo antienergia e portati al cospetto di Grievous. Ma grazie all'intervento di R2, fortunatamente riuscirono a liberarsi poco dopo, spingendo il generale separatista alla ritirata. Anakin prese il controllo della nave ormai a pezzi e con ciò che ne rimaneva atterrò su Coruscant, concludendo la missione con successo. Obi-Wan tornò al consiglio per fare rapporto, mentre R2 si riuniva all'amico C-3PO e Anakin rincontrava Padme, che dopo averlo salutato con gioia, fece lui una rivelazione inaspettata. Era incinta. Entrambi ne erano felici, ma al contempo spaventati, poiché senza una soluzione adeguata avrebbero dovuto nascondere questo enorme segreto, con grande difficoltà. Volevano pensare al futuro con dolcezza, cercando di non preoccuparsene troppo, ma una notte Anakin fece un incubo terribile in cui Padme moriva nel parto. Sua madre era morta in seguito ai suoi incubi e nulla avrebbe potuto convincerlo che questa volta tutto sarebbe andato bene. Bramava il potere di salvare Padme e avrebbe fatto qualsiasi cosa per ottenerlo.
Obi-Wan, dopo una riunione, comunicò ad Anakin che il cancelliere aveva richiesto la sua presenza e lo ammonì di stare allerta riguardo le intenzioni di Palpatine, che governava sempre più insidiosamente, mentre si muoveva in modo man mano più evasivo nei confronti del Consiglio Jedi. Anakin aveva però maturato negli anni rispetto e amicizia nei confronti del cancelliere, che lo stimava da sempre per le sue abilità, lusingandolo con molte lodi, fin da quando era un bambino. Incontrandolo, lo Jedi scoprì che aveva fatto in modo di farlo ammettere nel consiglio, interferendo con il volere dei maestri, che accettarono di accoglierlo, ma senza riconoscergli il rango di maestro, attributo comune a tutti gli altri membri. Questa mancanza fece sentire Anakin oltraggiato, portandolo ad accettare malvolentieri la situazione e la successiva richiesta degli altri maestri di tenere sotto controllo Palpatine e riferire le sue intenzioni. Questa situazione aumentò il suo dissenso verso l'ordine, che negli anni non aveva fatto altro che aumentare. Palpatine, nel frattempo, non poteva che approfittare di questa sua progressiva e crescente perdita di fiducia, avvicinandolo ancor di più a lui, insinuandogli il dubbio che gli Jedi fossero pronti a tradire la Repubblica per prenderne il controllo, e tentandolo con la storia di una conoscenza proibita che gli avrebbe permesso di salvare chi amava, attingendo potere dal lato oscuro. Anakin portò al consiglio una notizia che il cancelliere gli aveva comunicato: il generale Grievous era stato rintracciato su Utapau, e i maestri scelsero di affidare la missione a Obi-Wan, che si preparò alla partenza, e poco prima di avviarsi, lui ed Anakin si diedero un sereno saluto, un saluto che nessuno dei due sapeva essere un addio. Il maestro Kenobi giunse quindi su Utapau, rintracciando il generale Grievous per ingaggiarlo in un duello, e mentre lottavano, la 212ª legione intervenì per combattere l'esercito separatista e liberare il pianeta. Dopo una lunga lotta, Obi-Wan riuscì a sconfiggere l'ultimo dei grandi leader militari noti dell'esercito separatista, arrendendosi all'utilizzo di mezzi incivili pur di mettere fine a questa minaccia. Nel frattempo, su Coruscant, Anakin aveva comunicato i risultati di Obi-Wan al cancelliere, che, percependo il dilaniante conflitto presente nello Jedi, sempre più insicuro e spaventato dagli incubi sulla morte di Padme, scorse il momento giusto per rivelare la sua vera identità, mostrandosi a lui come signore dei Sith. Skywalker scelse di rivelare questa verità al maestro Mace Windu, che, avvertendo paura e confusione in lui, gli chiese di restare al tempio e lasciarlo partire insieme ai maestri Kit Fisto, Sesitin e Ajen Kolar, che appena arrivati tentarono di arrestare il cancelliere, ma lui reagì tempestivamente, uccidendo in pochi secondi i maestri Kolar, Tin e Fisto. Solo Windu rimaneva a combatterlo. Anakin, in attesa, era sempre più pieno d'ansia e discernimento. Non si fidava del volere del consiglio e, richiamando a sé le parole di Palpatine, non riusciva a distogliere i suoi pensieri da Padme, vedendo nel cancelliere l'unica via per salvarla e impedirne la morte. Scelse quindi di intervenire allo scopo di evitare che la sua unica speranza venisse spazzata via, raggiungendo Mace Windu, che aveva apparentemente sconfitto Palpatine ed era intenzionato ad arrestarlo. Il Sith lo aggredì con i fulmini di forza, che vennero però deflessi sul cancelliere dalla spada laser dello Jedi, sfigurandolo. Windu capì che era troppo pericoloso per essere processato, ma prima che potesse giustiziarlo, Anakin gli mozzò il braccio e Palpatine lo finì con una scarica indomita per poi lanciarlo nel vuoto dell'immensa Coruscant. Anakin era sconvolto dalle sue stesse azioni, ma aveva ormai scelto la sua strada, volgendosi definitivamente al lato oscuro allo scopo di apprendere come salvare sua moglie, come apprendista di Palpatine, il signore oscuro dei Sith, chiamato Darth Sidious. Prese il nome di Darth Vader e venne inviato a svolgere il suo primo terribile compito: guidare un assalto al Tempio Jedi per impedire loro di ribellarsi al governo di Palpatine. Vader obbedì, uccidendo tutti coloro che riuscì a trovare: maestri, Padawan e persino bambini non ancora iniziati. Nel mentre, Palpatine diede il via alla fase finale del suo tragico piano, decretando l'inizio dell'Ordine 66. Migliaia di Jedi nella galassia vennero uccisi dai loro stessi compagni cloni, che erano restati al loro fianco per tutta la guerra. Yoda sentì il dolore e l'oscurità dilaganti e, grazie a questa percezione, riuscì ad anticipare i due cloni che stavano per ucciderlo, facendosi poi aiutare a fuggire dai due Wookiee Tarful e Chewbacca. Anche Obi-Wan riuscì a sfuggire all'Ordine 66 e, grazie all'aiuto del senatore Bail Organa, si ritrovò con il Gran Maestro. In tutta la galassia i cloni stavano sterminando l'Ordine e un segnale proveniente dal Tempio fungeva da trappola per gli Jedi ignari, comunicando la fine della guerra. Così Kenobi e Yoda scelsero di tornare su Coruscant per comunicare agli Jedi superstiti ciò che stava succedendo e tenerli lontani. Darth Vader andò a far visita a Padme, dando lei una distorta visione dei fatti che stavano accadendo. Lei sentiva che dietro le sue parole si celavano oscure verità, e così anche R2-D2, che faceva fatica a riconoscere in quel comportamento il suo amico di sempre. Vader partì poi per Mustafar insieme al piccolo e confuso droide, cui, una volta arrivato, ordinò di restare a guardia della nave. Qui il Sith adempì al suo secondo compito: uccidere tutti i leader separatisti che si erano radunati sul pianeta per ordine di Sidious.
Su Coruscant intanto, Sheev Palpatine propinava una falsa storia di tradimento all'intero Senato, presentandosi come vittima di un complotto degli Jedi per rovesciare il governo, mentre stringeva a piene mani sul controllo della galassia, autoproclamandosi imperatore del primo impero galattico e lasciando morire repubblica, democrazia e libertà sotto gli scroscianti applausi di un cieco Senato. Obi-Wan e Yoda scoprirono ciò che era accaduto al Tempio e, dopo aver inviato un messaggio per avvisare i sopravvissuti di restare lontani da Coruscant, appresero la struggente verità sul colpevole di tanta morte. Yoda incaricò lo sconvolto e ferito Kenobi di affrontare il suo vecchio apprendista, mentre lui scelse di fronteggiare Sidious. Nel tentativo di scoprire la posizione di Vader, Kenobi si recò da Padme, senza però ricevere risposte, e comunicandole con dolore ciò che era accaduto, comprendendo che se lei era incinta, il padre non poteva che essere Anakin. Padme partì insieme a C-3PO per raggiungere Anakin e scoprire se ciò che le era stato detto da Obi-Wan fosse la verità, mentre proprio lo Jedi si nascose nella nave allo scopo di farsi portare da Vader. Arrivando su Mustafar, la donna non poté credere a ciò che sentì dire al suo amato e venne distrutta dal dolore, comprendendo in poco tempo che Anakin era davvero passato al lato oscuro. Obi-Wan uscì allo scoperto, scatenando la furia di Vader, che accecato dall'odio, attaccò Padme. Il Sith non aveva alcuna intenzione di tornare sui suoi passi e presto i due guerrieri iniziarono a scontrarsi. Su Coruscant, Yoda affrontava Palpatine, ma non trovando il potere di sconfiggerlo, fuggì dal pianeta con l'aiuto del senatore Organa. Su Mustafar, invece, l'apprendista combatteva ricolmo di potere, tanto quanto di arroganza, finendo per usare una folle mossa che lo portò alla sconfitta. Dopo averlo mutilato, Obi-Wan gridò la sua sofferenza a ciò che era rimasto dell'apprendista che aveva tanto amato, per poi andarsene, incapace di ucciderlo o di salvarlo, portando con sé la spada laser di Anakin Skywalker e lasciando Vader sull'orlo di un fiume di lava a bruciare nel fuoco e nell'odio. Partì insieme a R2-D2, C-3PO e Padme, ormai debole e affranta, per poi unirsi a Yoda e Organa sull'isolato asteroide Polismassa, dove la donna usò le ultime forze che le rimanevano per dare la vita ai suoi due gemelli e donare loro un nome, Luke e Leia. Si lasciò infine morire, affermando con speranza che nel suo amato c'era ancora del buono. Mentre la sua vita si spegneva, Vader, ritrovato in fin di vita dall'imperatore, resuscitò in una forma contorta, più simile ad una macchina che a un uomo, scoprendo al risveglio che la sua dolce Padme era morta, e abbandonando il poco che era rimasto di Anakin Skywalker, perse ogni bagliore di luce, lasciando spazio al signore oscuro dei Sith, Darth Vader. Il funerale di Padme venne celebrato nella capitale di Naboo, Teed, lasciando credere alla galassia che la donna fosse morta prima di partorire per proteggere i gemelli dai Sith. Un'era si stava concludendo e ogni superstite di questa tragedia avrebbe dovuto nascondersi, abbracciando la pazienza per attendere un ruolo che solo il futuro poteva rivelare. Il Gran Maestro Yoda si impose l'esilio sull'isolato pianeta Dagobah, dove avrebbe guidato ciò che rimaneva dell'ordine, osservando da lontano, senza intervenire di persona. R2-D2 finì al servizio di Remus Antilles e della famiglia Organa, insieme al suo amico C-3PO, a cui però venne cancellata la memoria, per evitare che la sua eloquenza potesse fare danni. Il viaggio dei gemelli, invece, non era ancora destinato a intrecciarsi, e portò alla scelta di dividerli per tenerli al sicuro, con Leia, che sarebbe cresciuta su Alderaan come figlia adottiva di Bail e sua moglie Breha, mentre Luke, portato su Tatooine da Obi-Wan, per essere accudito dai suoi parenti più stretti, gli zii Owen e Beru, cui sarebbe stato protetto per anni dal maestro Jedi, che avrebbe vegliato su di lui a ogni costo, sapendo che con il tempo una nuova speranza avrebbe visto la luce. Una luce che però avrebbe richiesto ancora anni per farsi strada. L'ombra dell'impero si levò rapidamente sulla galassia, prendendo il posto dell'ormai caduta Repubblica e gli ultimi Jedi superstiti vennero quasi estinti da Darth Vader e dalle forze al suo comando. Nel tempo questa stretta si fece tanto forte da spingere alcuni sistemi a divincolarsi per tentare di sfuggirle e a partire da piccole e coraggiose cellule ribelli, vittorie sempre più grandi portarono all'unione di coloro che lottavano per questa causa comune. Dopo quasi due decenni di tirannico controllo imperiale, crescendo di anno in anno la piccola ribellione si era fatta audace, e in un'importante missione l'Alleanza riuscì a rubare i piani segreti dell'arma definitiva dell'impero, una stazione da battaglia in grado di distruggere pianeti, chiamata Morte Nera. Quando l'impero riuscì a rintracciare la nave, la ribelle Leia Organa, principessa del pianeta Alderaan, era in rotta verso Tatooine sulla Tantil IV per portare al sicuro quei piani. Conscia di non poter fuggire a lungo, consegnò i preziosi dati all'eroico droide R2-D2, che insieme al suo amico C-3PO avrebbe avuto più possibilità di passare inosservato. E mentre la principessa veniva arrestata dall'impero sotto la guida del signore oscuro dei Sith, Darth Vader, i due membri dell'alleanza riuscirono a lasciare la corvetta su un guscio di salvataggio, per raggiungere il pianeta desertico e seguire la missione assegnata da Leia.
I droidi qui vennero catturati da un gruppo di Java, ma fortunatamente non sarebbero rimasti a lungo sul loro Sandcrawler, poiché vennero esposti per la vendita a due contadini del pianeta, Luke Skywalker e Owen Lars, che cercavano un astromeccanico e un'unità in grado di parlare il bocci. C-3PO, affermando di conoscerlo come fosse una seconda lingua, venne acquistato da Owen, mentre R2 non fu scelto, ma grazie ad un apparente problema di R5D4, il droide scelto, i due finirono per cambiare idea e prendere con loro l'amico del protocollare. Mentre il giovane Luke puliva l'astromeccanico, si avviò una parte del messaggio lasciato dalla principessa Leia, secondo cui un certo Obi-Wan Kenobi era la sua unica speranza. Luke conosceva Ben Kenobi, un eremita che abitava in quell'area, e chiedendo a suo zio Owen e sua zia Beru se potesse trattarsi della stessa persona, loro rimasero evasivi e distaccati, anche dopo aver ammesso che questo Obi-Wan aveva conosciuto suo padre. Tornando dai droidi, la sera Luke scoprì che nel frattempo il piccolo R2 era fuggito per inseguire la sua missione, e l'indomani sarebbe partito per cercarlo insieme a C-3PO. Dopo averlo trovato, vennero attaccati da un gruppo di predoni Tusken, che vennero però messi in fuga da un aiuto inaspettato, Ben Kenobi. Luke, rinvenuto, espose lui la situazione, scoprendo che effettivamente Obi-Wan era proprio il vecchio nome di Ben. Rifugiandosi al sicuro presso la dimora di Kenobi, ebbero modo di parlare insieme del padre di Luke, Anakin Skywalker. Obi-Wan era uno Jedi ed era stato suo amico, così raccontò lui del grande guerriero che era stato, consegnando poi la spada laser, che a suo dire suo padre avrebbe voluto donargli. Il ragazzo volle sapere come morì, sentendosi rispondere che era stato ucciso da Darth Vader, un tempo uno Jedi, discepolo proprio di Obi-Wan, ora corrotto dal lato oscuro della forza. Luke non aveva una chiara idea di cosa fosse la forza, e lo Jedi spiegò lui che si trattava di un campo energetico creato da tutte le cose viventi, che mantiene unita tutta la galassia. Ascoltando poi il messaggio che R2 aveva portato per Kenobi, scoprirono una richiesta disperata da parte della ribellione, che necessitava aiuto dallo Jedi per portare i piani della Morte Nera memorizzati dal droide a Bail Organa, sul pianeta Alderaan. Obi-Wan propose a Luke di unirsi a lui perché potesse insegnargli le vie della forza ed essere sostenuto nella missione, ma lui non era pronto e il lavoro per i suoi zii lo teneva bloccato sul pianeta, legame che però non sapeva ancora di aver perso. Imbattendosi nei corpi massacrati dei Jawa che gli avevano venduto i due droidi, Luke temette il peggio, poiché se i colpevoli fossero stati gli imperiali in cerca di R2-D2 e C-3PO, indagare avrebbe portato i soldati a casa sua. A bordo del suo speeder, tornò velocemente alla fattoria, dove scoprì che i suoi zii erano stati uccisi dall'impero. Senza più una ragione per restare sul pianeta, Luke scelse di intraprendere le vie della forza, accogliendo il vecchio Ben come suo mentore e seguendolo nella sua crociata idealista. Con l'intenzione di trovare un pilota che li portasse ad Alderaan, si diressero insieme a R2 e 3PO a Mos Eisley, uno dei più grandi covi di feccia e malvagità nella galassia. Una volta raggiunto il luogo, vennero fermati dagli imperiali per un controllo, ma Obi-Wan, attraverso l'uso della forza, li convinse che i due droidi non erano quelli che stavano cercando, e continuarono per la loro strada, mirando a un locale dove avrebbero scelto il loro passaggio. Nella cantina di Chalmun, Obi-Wan e Luke fecero la conoscenza con Chewbacca, il secondo pilota della Millennium Falcon, la nave di Han Solo. Han era un contrabbandiere al servizio del signore del crimine Jabba the Hutt, che in quel momento aveva messo una taglia su di lui per aver abbandonato un suo carico allo scopo di sfuggire all'impero. Dopo aver accettato di portare Obi-Wan e il resto del gruppo ad Alderaan per ottenere una cifra che potesse ripagare il suo debito con l'Hutt, il cacciatore di taglie Greedo lo rintracciò e lo fermò. Ma indipendentemente da chi sparò per primo tra i due, fu Han a ucciderlo, per poi parlare con Jabba spiegando che avrebbe presto avuto i crediti per pagarlo e chiedendo lui di non inviare più cacciatori a inseguirlo. A bordo della Millennium Falcon, i contrabbandieri portarono via il gruppo e saltarono nell'iperspazio in rotta verso Alderaan. Nel frattempo, la principessa Leia era stata fatta prigioniera a bordo della Morte Nera. Venne torturata nel tentativo di farle confessare l'ubicazione della base segreta dell'Alleanza Ribelle.
Il Gran Moff Tarkin, ufficiale imperiale al comando della stazione da battaglia, era convinto che Organa avesse bisogno di una diversa forma di persuasione perché venisse spinta a parlare, scegliendo quindi di mobilitare la stazione da battaglia verso il suo patrio pianeta Alderaan, allo scopo di minacciare la distruzione di fronte a lei. Interrogata nuovamente sulla posizione della base, rispose con aria arrendevole che poteva essere trovata sul pianeta Dantoon. Lo spietato Tarkin ordinò ugualmente la distruzione del pianeta e i suoi uomini spararono appena pronti, costringendo Leia ad assistere alla catastrofe che portò via la sua famiglia e tutto il suo popolo in pochi istanti. Sulla Millennium Falcon, Luke si stava allenando nell'uso della spada laser, venendo accompagnato nei suoi primi passi in un mondo più vasto, quando Obi-Wan percepì la distruzione del pianeta attraverso una perturbazione nella forza, sentendo milioni di voci urlanti spegnersi all'improvviso. Uscendo dall'iperspazio, si trovarono tra i resti di Alderaan, dove avvistarono un'enorme figura, che pur apparendo come una piccola luna, era in realtà proprio la stazione spaziale da battaglia, chiamata Morte Nera. La potenza del suo raggio traente attirò a sé la Falcon, ma prima che la nave venisse catturata, si nascosero tutti nei compartimenti per il contrabbando, eludendo la prima approssimativa ispezione imperiale, per poi attaccare alcuni soldati isolati, così da indossarne le uniformi e proseguire inosservati. Accedendo ai file imperiali, scoprirono come disattivare il raggio traente e Obi-Wan scelse di intraprendere questa missione da solo, lasciando Luke con gli altri e ricordandogli che la forza sarebbe sempre stata con lui. Cercando ancora, R2 riuscì a trovare informazioni sulla posizione della principessa che l'impero avrebbe giustiziato a breve, poiché dopo una ricerca sul pianeta Dantooine, l'ubicazione della base fornita sotto minaccia si dimostrò falsa. Luke scelse quindi di andare a salvarla, convincendo Han a seguirlo insieme a Chewbacca con la promessa di un'enorme ricompensa. Raggiunsero l'area di detenzione, ma costretti a combattere, allarmarono gli imperiali rivelando la loro presenza. Luke liberò la principessa, spiegandole che erano lì per salvarla e sopraffatti dai rinforzi imperiali, lei pensò di fuggire con il gruppo attraverso lo scarico dei rifiuti, finendo però in un compattatore che venne attivato, portandoli a rischiare di essere schiacciati. Fortunatamente però, anche se all'ultimo, R2 e 3PO risposero alla loro richiesta d'aiuto sul comlink, bloccando il compattatore e salvandoli tutti dal diventare magrissimi. Il gruppo iniziò a farsi strada tra gli imperiali per raggiungere la Falcon. Obi-Wan aveva già disattivato il raggio traente, incontrando però nel tragitto Darth Vader, che aveva percepito la sua presenza attraverso un tremito nella forza. Il Sith, durante la lotta, bramava la distruzione del suo vecchio maestro. Kenobi lo avvisò, se anche lo avesse sconfitto, lo Jedi sarebbe diventato più potente di quanto potesse immaginare. Nello scontro, Obi-Wan scorse Luke, che aveva compiuto la missione e raggiunto la nave. Accogliendo la consapevolezza che era giunto per lui il momento di unirsi alla forza, il maestro Jedi si lasciò colpire. Luke, sconvolto, fuggì spinto dalla voce di Kenobi, che riuscì a comunicare con lui attraverso la forza, e salendo con gli altri, a bordo della Millennium Falcon partirono verso la vera base dell'Alleanza, su Yavin 4. L'impero aveva però installato un radiofaro sulla nave per svelare la posizione della base e raggiungerla con la Morte Nera così da stritolare la ribellione con un solo rapido colpo, e appena i fuggitivi uscirono dall'iperspazio, vennero rintracciati. Sulla Luna, i ribelli stavano preparando l'assalto alla Morte Nera con i dati portati da R2. La tattica richiedeva di sparare un siluro protonico in una strettissima apertura, tramite cui si poteva raggiungere e colpire il reattore della stazione da battaglia, causando un'esplosione a catena. Luke si equipaggiò poi per partire insieme agli altri piloti, mentre Han si era preparato a lasciarli, deciso ad andarsene con la ricompensa per pagare i suoi debiti. Dopo essersi salutati, i due si divisero e Luke rincontrò il suo vecchio amico, Biggs Darklighter, che si era unito alla ribellione dopo aver lasciato l'Accademia Imperiale, e ora, ritrovandosi, i due si sarebbero affiancati nell'assalto. Skywalker, sotto il nome di Rosso 5, partì insieme a R2 e tutto il resto della squadra, approcciandosi alla Morte Nera, che aveva ormai raggiunto il sistema e si stava rapidamente avvicinando alla Luna, preparandosi a distruggerlo. La battaglia si fece presto frenetica, i ribelli erano sotto attacco sia dall'artiglieria della stazione stessa che dai caccia schierati al seguito di Darth Vader, e molti piloti ribelli persero la vita con i loro astromeccanici durante la lotta. Nell'analizzare l'attacco, l'impero comprese il punto debole a cui l'alleanza stava mirando, ma il Grand Moff non aveva intenzione di abbandonare la stazione in quello che credeva essere il momento del trionfo. Con la squadra rossa sempre più ridotta, i ribelli temevano il peggio. In un ultimo tentativo di attacco, Wedge Antilles e Biggs seguirono Luke per coprirlo. Nel percorso vennero inseguiti da Vader e altri due piloti, che dopo aver danneggiato la nave di Wedge costringendolo ad andarsene per mettersi in salvo, uccisero Biggs, insieme al suo droide R2-F2. Con una pressione insormontabile, solo Luke ed R2-D2 rimanevano a tentare l'attacco. Obi-Wan comunicò con il ragazzo, suggerendogli di lasciarsi guidare dalla forza. Vader, che poté percepire in lui un forte legame con la forza, continuò a braccarlo e colpì R2, che ferito, non riuscì più ad aiutare Luke.
La stazione era ormai allineata e pronta alla distruzione della base ribelle. E proprio quando sembrava non esserci più possibilità di vittoria, Han Solo e Chewbacca intervennero a bordo della Millennium Falcon, liberando Luke dai suoi inseguitori che nella distruzione sbalzarono lontano Vader, permettendo al ragazzo e alla forza di sparare coi siluri che, colpendo il bersaglio, spazzarono via la Morte Nera, liberando la galassia da questa minaccia. Luke iniziava a comprendere il significato e il potere della forza. Tornando alla base insieme a Han, Chewbacca e i piloti sopravvissuti, Luke venne accolto come un eroe. R2 venne subito soccorso e 3PO, pieno d'ansia e preoccupato per il suo caro amico, venne rassicurato da Luke, poiché fortunatamente l'astromeccanico non era in gravi condizioni. Davanti all'alleanza, poi, Luke Skywalker e Han Solo vennero premiati dalla principessa Organa in una cerimonia per festeggiare il trionfo, dove presenziarono anche 3PO e il suo amico R2, già rimesso in sesto e vivace come sempre. Il viaggio di Luke era appena cominciato, e con questa prima vittoria per la ribellione, aveva portato alla galassia una nuova speranza. Questa rinnovata energia ha dato lo slancio per continuare a lottare contro l'impero, ma ovviamente, dopo la battaglia la base di Yavin andava abbandonata e i ribelli dovettero cercare in tutta la galassia un nuovo luogo dove stabilirsi e continuare a pianificare la loro lotta. Mentre la ribellione lottava per il futuro, Darth Vader, scosso dalla sconfitta, si trovò a scavare nel passato. Parallelamente ai compiti assegnati dall'imperatore, infatti, cercò alleati discreti e disinteressati che lo aiutarono a scovare quante più informazioni possibili su una verità che ormai divenne la sua ossessione: l'identità di quel pilota che con un solo colpo preciso segnò il fatto della più potente arma che l'impero avesse mai posseduto. La sua ricerca portò infine lui la risposta tanto attesa, una risposta che avrebbe cambiato il destino della galassia. Con il tempo, anche la ricerca dell'alleanza diede i suoi frutti. Dopo anni dalla distruzione della Morte Nera, la ribellione era riuscita a trovare un luogo dove stabilire una base sicura, sul pianeta Hoth, nel sistema di Anoat. Con le vittorie conseguite attraverso le loro battaglie, quello che una volta era l'invincibile impero cominciava a inclinarsi agli occhi della galassia e, decisa a spegnere il fuoco della ribellione, la flotta imperiale continuava la sua caccia, inviando migliaia di sonde Viper fino ai più lontani confini dello spazio, dove infine neanche Hoth riuscì a sfuggire. Nei pressi della base Echo, il comandante Luke Skywalker assistì all'atterraggio di una sonda, ma prima di poterla raggiungere e identificare, lui e il suo Tantan vennero attaccati da un Wampa, che uccise la creatura e mise Luke fuori combattimento. Ignaro della situazione, Han Solo aveva fatto ritorno alla base, preparandosi a lasciare l'alleanza, poiché l'ingente taglia che Jabba the Hutt aveva messo sulla sua testa stava diventando un peso sempre più pressante e non poteva rimandare oltre. Comunicando la sua partenza al generale Carly Strican, il capitano del Millennium Falcon rese chiaro il motivo della sua scelta, ma queste motivazioni non erano abbastanza per la principessa Organa. Dopo tanto tempo insieme, sperava che lui scegliesse di rimanere. Gli chiese di restare per la causa, ma non era quello che Han voleva sentirsi dire a lei. Piuttosto di aprirsi a lui, avrebbe preferito baciare uno Wookiee, evenienza che in effetti solo avrebbe potuto arrangiare facilmente. Non erano il solo duo intento a discutere. Anche R2-D2 e C-3PO battibeccavano attraversando i corridoi della base, finché tutto passò in secondo piano. Luke non era ancora rientrato, nonostante l'orario e le condizioni atmosferiche. Senza rifletterci troppo, Han prese un Tantan per andare ad assicurarsi che il suo amico stesse bene. Luke effettivamente era stato in condizioni migliori. Si risvegliò intrappolato nella tana del Wampa e solo grazie alla forza riuscì a recuperare la sua spada laser, liberandosi e difendendosi dalla creatura per poi fuggire. Senza cavalcature o mezzi a disposizione però, il freddo lo avrebbe presto fiaccato. Fortunatamente, i suoi amici lo stavano cercando ed erano con lui, così come la forza, attraverso cui Ben comunicò, mostrandosi e indicandogli il percorso da seguire. Luke sarebbe dovuto andare sul sistema di Dagobah per essere istruito dal Gran Maestro Yoda. Ben lasciò il giovane Skywalker con queste indicazioni e ormai privo di energie, lui perse i sensi mentre scorgeva il suo amico Han, giunto in tempo per salvarlo. Il Tantan del contrabbandiere purtroppo morì e solo scelse di sfruttare il calore corporeo residuo per proteggere Luke dallo stesso freddo che aveva ucciso la creatura. Con un campo improvvisato riuscirono a sopravvivere la notte nonostante le poche risorse e il mattino Zev Seneska riuscì a rintracciarli, raggiungendoli per riportarli finalmente alla base Echo. Luke era debole, ma grazie alle proprietà curative del Bacta e alle cure esperte dei droidi 2-1B e FX-7, il ribelle poté rimettersi in fretta, mostrandosi di nuovo perfettamente funzionante e abbastanza forte da staccare le orecchie a un Gandark. Il generale Rican aveva interdetto l'uscita dal pianeta fino all'attivazione del campo energetico, costringendo
Doan e Chube a rimandare la partenza, ma il capitano solo preferiva pensare che fosse lei ad aver trovato un modo per tenerlo ancora al suo fianco. La troppa spavalderia fece perdere le staffe alla principessa, che lo definì idiota, presuntuoso, strapezzente e cafone, senza però scalfirlo abbastanza da spezzare la sua convinzione di averla colpita nel segno. Han non aveva ancora imparato tutto sulle donne, e la lezione di Leia si mostrò più interessante per Luke che per lui. Il capitano avrebbe comunque avuto cose più importanti a cui pensare. Un segnale sconosciuto venne identificato sul pianeta e proveniva da una sonda Viper. Appena ingaggiata, la sonda avviò l'autodistruzione, ma non prima di aver inviato all'impero i dati necessari a rintracciare la presenza ribelle. Sull'Executor, Darth Vader era in attesa di risultati e le prove stavano per perdersi tra le migliaia di analisi quando l'ammiraglio Kendall Ozel le definì semplici tracce. Il meticoloso approccio di Firmus Piet non passò però inosservato agli occhi del Sith, che scelse di prestare attenzione alle sue parole e nel vedere le immagini non esitò un secondo ad affermare che proprio su Hoth avrebbero trovato l'alleanza ribelle e soprattutto Luke Skywalker, il giovane pilota che aveva distrutto la Morte Nera. L'alleanza era già in procinto di evacuare dalla base e all'arrivo dell'impero le difese erano attive. Il maldestro e stupido ammiraglio Ozel era uscito dall'iperspazio troppo presto, esponendo la presenza. Vader si assicurò che questa delusione fosse l'ultima, strangolandolo e passando il comando a Piet, nella speranza di trovare in lui un candidato migliore. Con le truppe pronte ad accogliere gli invasori e la partenza del primo trasporto difeso dal mastodontico cannone a ioni, la battaglia di Hoth ebbe inizio. La macchina bellica imperiale si dimostrò come sempre implacabile, schierando AT-AT e AT-ST sotto la guida del generale Maximilian Wirs, con l'obiettivo di distruggere il generatore di scudi e radere al suolo i ribelli. L'alleanza si preparò a respingerli a bordo dei piccoli T-47 e il copilota di Luke, Duck Ralter, si sentiva di poter affrontare tutto l'impero da solo. Purtroppo questo entusiasmo venne presto spento insieme alla vita di Duck sotto i colpi nemici. Skywalker, Wedge Antilles e gli altri piloti dell'alleanza riuscirono a fermare alcuni camminatori, ma le truppe di terra rimanevano inermi e avrebbero solo rimandato l'inevitabile. Persino la nave di Luke venne colpita, costringendolo a proseguire a terra, e con l'abbattimento dello scudo, tutti i restanti ribelli vennero spinti alla fuga. Leia e C-3PO, impossibilitati a raggiungere l'ultimo trasporto in partenza, seguirono Han Solo e Chube sul Millennium Falcon, per partire con loro, costringendoli di nuovo a cambiare i loro piani, mentre R2-D2 si riunì a Luke per lasciare il pianeta. Le parole di Ben avevano finalmente offerto al ragazzo un indizio concreto per proseguire la via degli Jedi, e prima di riunirsi all'alleanza l'avrebbe percorsa, dirigendosi verso il pianeta Dagobah. La meta del Millennium Falcon non era altrettanto chiara, inseguiti da Star Destroyer e sciami di Tai non avevano molte vie di fuga. L'iperguida era danneggiata e inoltrandosi in un campo di asteroidi per seminare i nemici avevano possibilità di navigarlo pari a 3720 a 1. Han però non era interessato ai pronostici e riuscì a seminare gli inseguitori imperiali nascondendosi poi in una cavità di un asteroide. L'area parve instabile, ma avrebbero solo riparato l'iperguida per lasciare il sistema, dunque non sarebbero rimasti a lungo. Nel frattempo, Luke ed R2 raggiunsero Dagobah e l'atterraggio qui non fu dei migliori. R2 finì presto nei guai poiché cadde in acqua e venne attaccato da un drago serpe che, fortunatamente, trovandolo indigesto, lo sputò poco dopo. Il droide era in salute, ma il pianeta si presentò chiaramente come inospitale, spingendo Luke a dubitare della via. Allestì un piccolo campo prima di tornare al suo obiettivo e qui venne sorpreso da una creatura amichevole. Quando il ragazzo chiarì lo scopo della visita su Dagobah, la stessa affermò immediatamente di conoscere questo Yoda di cui parlava e lo avrebbe portato da lui, ma non prima di aver mangiato. Luke stava per intraprendere un altro passo verso il suo destino e la costante crescita di questo ragazzo non era passata inosservata. Durante la caccia al Falcon, Vader venne contattato dal suo maestro, l'imperatore galattico Sheev Palpatine. Il Sith aveva scoperto che il giovane pilota responsabile della distruzione della Morte Nera era il figlio di Anakin Skywalker, e Vader si mostrò stupito dalla sua affermazione. Il Signore Oscuro propose dunque al suo maestro di piegarlo al loro volere per sfruttarne il potenziale, e se non si fosse unito a loro, sarebbe morto. Questa l'unica alternativa. Sulla Falcon erano tutti impegnati nelle riparazioni, anche la principessa si stava sporcando le mani e Han volle aiutarla, ma non riusciva a spezzare il suo atteggiamento distaccato. Lei lo considerava una canaglia e lui diceva di essere un brav'uomo. La verità però stava nel mezzo, e lei apprezzava entrambi gli aspetti che rendevano insieme Han l'uomo a cui concesse un bacio. Un bacio presto interrotto da C-3PO, entusiasta dei suoi risultati nelle riparazioni.
Un po' meno entusiasta era invece Solo, che si lasciò sfuggire alla principessa in seguito a questa inopportuna interruzione. Le sfumature romantiche, però, passarono in secondo piano appena si accorsero dei Minok, intenti a rodere i cavi dell'energia sulla nave. Controllando l'esterno per liberarsene, alcuni colpi di blaster diretti alle creature suscitarono una reazione nella presunta grotta, portando Han a comprendere rapidamente la situazione e a fuggire. Non stavano scappando da una grotta collassante, ma dal corpo di un Hexagord. Essersi salvati da questa situazione li avrebbe riportati allo scoperto, però, e l'impero era pronto a riprendere l'inseguimento con nuovi alleati al seguito. I cacciatori di Dagli e Dengar, IG-88, Boba Fett, Bosk, 4Lom e Zakas erano stati assoldati per recuperare il Millennium Falcon e il suo equipaggio senza disintegrazioni. Gli obiettivi andavano recuperati vivi. La nave ricercata venne avvistata e non riuscì a fuggire nell'iperspazio, ma i ribelli avevano ancora qualche Sinop verde nella manica e sparirono dai radar nemici all'improvviso. Il Falcon si era posato proprio su uno Star Destroyer e così facendo i radar non erano stati in grado di individuarlo. In attesa dell'occasione giusta per ripartire, Han indicò Bespin come prossima meta, nella speranza di ottenere aiuto dal suo vecchio amico Lando Calrissian. La partenza sarebbe stata coperta dalla procedura imperiale che suggeriva il rilascio dei rifiuti prima del salto nell'iperspazio. Direttiva che effettivamente permise loro di sfuggire all'occhio disattento degli imperiali, ma non a quelli del cacciatore d'Italia e Boba Fett, che aveva intuito la possibilità, riuscendo così a rintracciarli. Sul pianeta Dagobah, Luke ed R2 erano arrivati alla casa della creatura. Il ragazzo non era in grado di pazientare. Voleva vedere Yoda, ma ciò che gli sfuggiva era che, continuando a guardare al futuro e all'orizzonte, senza mantenere la sua mente su dove era e su ciò che faceva, non era riuscito a comprendere la verità. Yoda era proprio davanti a lui. Per il Gran Maestro, la mancanza di concentrazione e gli atteggiamenti avventati e impazienti del ragazzo lo rendevano inadatto alla via, ma Ben comunicò con loro a difesa di Luke. Luke promise di non deluderlo e Yoda scelse di dargli una possibilità. Senza perdere tempo, iniziarono il percorso che avrebbe richiesto a Luke allenamenti sia fisici che mentali, durante i quali Yoda iniziò a esporre al ragazzo il significato di essere uno Jedi e i molti aspetti della forza, tra cui il lato oscuro. Era importante per Luke comprendere che il lato oscuro non è la via più forte, la forza di uno Jedi risiede nella saggezza e nella difesa, non nell'attacco. Fermando l'addestramento, Luke ebbe modo di percepire una vergenza nella forza che lo chiamava a sé in una grotta. Yoda lo invitò a seguire il richiamo e, percorrendo la via, si imbatté presto in ciò che più si avvicinava all'oscurità nella mente del ragazzo, Darth Vader. Senza pensarci troppo, iniziò a combatterlo e, colpendo con decisione, riuscì a decapitarlo, causando un'esplosione ed esponendo il mistero celato dietro alla maschera, che nascondeva il volto dello stesso Luke. La forza aveva voluto dargli una visione, un monito, sull'eco che il giovane percepiva in sé. Nonostante i molti insegnamenti ricevuti, Luke non comprendeva ancora appieno il significato della forza e, vedendo sprofondare nella palude il suo X-Wing, perse la concentrazione, credendo che non sarebbe più riuscito a recuperarlo. Secondo Yoda, così come riusciva a spostare rocce, poteva sollevare anche la nave. La differenza era solo nella sua mente. Luke si decise a provare, ma provare non è una strada per il Gran Maestro. Fare o non fare, non c'è provare. Limitandosi a tentare, infatti, fallì, pensando che la grandezza della nave fosse un impedimento. La verità è che nella forza, la grandezza, come nel caso di Yoda, non conta. Con la forza come alleato, le apparenze sono solo un fardello, ma le sagge parole non bastavano. Luke continuava a credere che le richieste del maestro fossero impossibili da soddisfare. Non rimaneva che un modo per dimostrare all'allievo il potere della forza: lasciare che lo vedesse con i suoi occhi. Solo levando la sua mano, Yoda sollevò l'X-Wing. Osservando la nave insieme a R2, il giovane Skywalker era senza parole. E forse, finalmente, iniziava a comprendere. Quando Luke affermò di non riuscire a credere a ciò che aveva visto, Yoda chiarì lui che proprio per questo non era riuscito nell'impresa. Skywalker aveva ancora molto da imparare. Continuò a esercitarsi e proprio durante uno dei suoi allenamenti, la concentrazione gli concesse una visione attraverso la forza, una visione di sofferenza in una città tra le nuvole, e i suoi amici ne erano protagonisti. Quello che aveva visto era il futuro. Yoda lo avvisò: il futuro è sempre in movimento, e un suo intervento avrebbe potuto vanificare il dolore dei suoi amici. La scelta, però, era solo sua. Sul Millennium Falcon, i ribelli raggiunsero Bespin e all'atterraggio vennero accolti da Lando Calrissian e dai suoi uomini, che dopo un breve momento di tensione li accolsero calorosamente, accompagnandoli a visitare la città tra le nuvole. Han fece notare come Calrissian, rispetto al passato, apparisse ora come un dirigente responsabile di questa luminosa città, che però iniziò presto a proiettare le sue ombre quando C-3PO deviò il suo percorso, trovandosi solo e venendo quasi disintegrato. Chube si accorse della sua assenza, ma non riuscì a scorgerlo e proseguì.
Con in mente l'immagine di questo e altri pericoli per i suoi amici, Luke decise di lasciare Dagobah per andare a salvarli. Yoda e il suo vecchio maestro Obi-Wan cercarono di dissuaderlo poiché quella situazione lo avrebbe reso sensibile alla presa del lato oscuro, ma il giovane non era disposto a sacrificare i suoi amici. Promettendo di tornare per concludere l'addestramento, Luke partì per Bespin insieme a R2. I due Jedi erano sconfortati dalle sue scelte. Secondo Obi-Wan, il ragazzo era la loro unica speranza, ma per Yoda invece ce n'era un'altra. A Cloud City, le parti danneggiate di C-3PO vennero ritrovate da Chube tra i rifiuti, ma non c'era tempo per sistemarlo nell'immediato. Lando invitò tutti a un banchetto, così da celebrare un accordo che avrebbe tenuto l'impero lontano da Bespin per sempre. Anche Darth Vader, Boba Fett e le truppe imperiali avrebbero partecipato. Il vecchio amico di Han li aveva venduti. Presto il capitano Solo venne torturato e Lando ricevette l'ordine di costringere i ribelli a restare su Bespin. Chiaramente l'accordo stretto con gli imperiali stava continuamente peggiorando. Han venne portato dolorante nella stanza dove Chube e Leia erano in attesa insieme a C-3PO, ora sistemato superficialmente. E quando Lando si presentò da loro, spiegò che Vader gli aveva permesso di tenere gli amici di Han al sicuro su Bespin, mentre il capitano sarebbe stato consegnato a Boba Fett. Vader non era interessato a loro, che fungevano solo da esca per Skywalker, in arrivo sul pianeta come previsto. Presto Solo sarebbe stato ibernato nella carbonite e prima di procedere il capitano salutò i suoi amici. Leia, in questa situazione estrema, non poté fare a meno di confessare a Han di esserne innamorata, ma questo lui già lo sapeva. In pochi secondi, l'immagine del suo corpo venne immortalata nella carbonite, davanti agli occhi inorriditi di Leia. Han era sopravvissuto al processo e il cacciatore di taglie lo avrebbe portato con sé. Appena un ufficiale comunicò l'arrivo del giovane Skywalker, Vader cambiò ancora una volta l'accordo con il barone amministratore, comunicando che avrebbe portato con sé il Wookiee e la principessa. Lando incrociò lo sguardo con il suo amico Lobot, lasciando intendere che era arrivato il momento di fare qualcosa. Tra le strade della città, Luke venne separato da R2-D2 e proseguì da solo. Vader lo aveva guidato dritto verso di lui, rendendo lo scontro inevitabile, e mentre il ragazzo si preparava alla lotta, come pianificato dal Sith, anche il piano di Lando e Lobot prese il via. Rivoltandosi contro gli imperiali, liberarono i ribelli e mentre Calrissian li guidava verso la piattaforma est per tentare di salvare Han, R2 riuscì a trovarli, riunendosi al gruppo. Purtroppo Boba Fett partì a bordo della Slave One prima che potessero intervenire. Lando avvisò i suoi cittadini della presenza imperiale, suggerendo l'evacuazione, ed R2, sempre pronto a salvare la situazione, aprì loro la strada permettendogli di superare ogni ostacolo e di raggiungere la Falcon per lasciare Bespin. Mentre si allontanavano dalla città, Luke si avvicinava al suo destino. Nonostante l'abilità, la lotta andava ben oltre i suoi limiti, ma l'obiettivo di Vader non era distruggere il ragazzo, bensì portarlo con sé. Spingendolo al limite della struttura su cui lottavano, colpì con decisione, portando via la sua mano destra e con essa la sua arma. Il Sith lo avrebbe voluto al suo seguito per concluderne l'addestramento, ma Luke non si sarebbe mai unito a colui che vedeva come l'assassino di suo padre. Obi-Wan, però, non gli aveva mai detto cosa accadde realmente. La verità era distante dalla convinzione del ragazzo, e fu proprio l'oscuro signore a rivelarla. Darth Vader era suo padre. Per quanto potesse sembrare falso, impossibile, le parole di Vader erano la verità. Cercando dentro di sé, Luke lo comprese e ne fu sconvolto, ma si rifiutò comunque di seguirlo nel suo sentiero oscuro e lasciandosi cadere, abbandonò il padre, che si limitò a guardare suo figlio mentre precipitava. Guidato dai getti dei condotti, Luke percorse la struttura senza controllo e venne infine espulso, rimanendo a un passo dall'oblio. Senza alcuna via da percorrere, chiamò il suo vecchio maestro Ben, senza ricevere risposta e concentrandosi ancora, scelse di chiamare Leia, che attraverso la forza riuscì a percepirne il richiamo e senza ripensamenti tornò alla città, riuscendo così a salvarlo. Ritornando però, vennero nuovamente braccati dagli imperiali e con l'iperguida fuori uso non potevano fuggire. Vader, che nel frattempo era tornato a bordo dell'Executor, comunicò con Luke. Secondo il Sith, stare al suo fianco era destino. Il giovane Skywalker stava vivendo sentimenti contrastanti, era confuso e non riusciva a smettere di chiedersi perché Ben gli avesse nascosto una simile verità. Il contatto con il padre e l'inseguimento da parte degli imperiali, comunque, non durarono ancora a lungo. Comprendendo la situazione, l'eroico R2 si prese una pausa dalle riparazioni del suo amico C-3PO e riuscì presto a riattivare l'iperguida, permettendo ai ribelli di fuggire e salvando la situazione, come sempre. Darth Vader vide così suo figlio scomparire insieme alla nave. Una volta al sicuro con il resto della flotta, i ribelli elaborarono un piano per rintracciare il loro amico Han.
Chuba e Lando si sarebbero recati su Tatooine per scoprire se era già nelle mani di Jabba, e nel frattempo 2-1-B fornì a Luke un rimpiazzo per l'arto perso. Leia tornò immediatamente al suo ruolo di generale e i droidi al loro fianco per aiutarli. L'impero li aveva colpiti ancora, lasciando cicatrici fisiche e metaforiche su tutti loro, ma al pari della ribellione stessa avrebbero percorso la loro via come sempre, basandosi sulla speranza. Luke, pur se confuso dalla verità su suo padre e dal fatto che Ben l'avesse celata, rimaneva al centro di questa speranza e avrebbe continuato a percorrere la via con o senza l'appoggio del suo vecchio mentore. Viaggiando per la galassia, avrebbe continuato a esplorare il significato di essere uno Jedi, apprendendo sempre di più e a tempo debito. Con una nuova spada laser e un'adeguata preparazione, pianificò insieme ai suoi amici un modo per salvare Han Solo dal palazzo di Jabba su Tatooine. Mentre si occupavano del capitano, però, il vero nemico della ribellione non aveva mai cessato di dar loro la caccia e, ovviamente, le macchinazioni per distruggerli definitivamente non si erano concluse. A distanza di anni dalla battaglia di Yavin, l'obiettivo primario dell'impero non era cambiato: segnare la fine dei ribelli sfruttando un'arma risolutiva in grado di distruggere coloro che lottano per riportare la libertà nella galassia, con un solo rapido colpo. Quest'arma sarebbe stata la seconda Morte Nera. La costruzione procedette con un tenore ovviamente superiore a quanto visto precedentemente con la prima versione della stazione da battaglia, ma i tempi non erano comunque abbastanza stretti da soddisfare le esigenze dell'imperatore Palpatine, che a dire di Darth Vader era persino meno indulgente di lui. Un'affermazione che, accompagnata dalla notizia di un'imminente visita proprio da parte dell'imperatore, spinse il comandante Tian Jar Jarrod a duplicare gli sforzi dei lavoratori, continuando a operare all'oscuro della ribellione. Su Tatooine, due dei più grandi eroi dell'Alleanza erano pronti a dare il via all'elaborato piano orchestrato per salvare Han Solo, e si presentarono al palazzo del Signore del Crimine, Jabba Desiree Jik Tyure, per ottenere udienza. Una volta entrati nella fortezza, R2-D2 e C-3PO vennero accolti dal maggiordomo Bib Fortuna e dai numerosi gammoreani a difesa dell'area. Come da istruzioni, l'astromecca comunicò che arrivavano con un dono per Jabba, ma che lo avrebbero consegnato solo a lui in persona, e così il Twi'lek li portò dal suo signore. Giunto al cospetto del Lat, R2-D2 avviò un messaggio olografico di Luke Skywalker, che presentandosi come Cavaliere Jedi, chiese di poter contrattare per la vita del Capitano Solo, offrendo in dono i due droidi come segno di buona fede, con grande sgradita sorpresa da parte di C-3PO. Jabba li derise insieme alla sua scimmia lucertola Kowakiana Salacious Crumb e ai suoi tirapieni. Han Solo stava bene lì dov'era per lui, come un trofeo ad adornare la sua parete e come un monito per tutti coloro che pensano di poter venire a meno a un accordo con Jabba. I droidi però vennero ovviamente accettati e portati al servizio dei criminali. Qui nemmeno loro potevano ritenersi al sicuro, al palazzo disponevano torture persino per i droidi, il modello protocollare che aveva precedentemente lavorato per Jabba era stato disintegrato dopo averlo fatto adirare e C-3PO, avendo esposto con il solito orgoglio la sua fluente conoscenza di oltre 6 milioni di forme di comunicazione, venne assegnato da EV9D9 come suo sostituto, proprio al fianco del Lat, e costretto a seguirlo come interprete. R2-D2 invece, con il suo coraggio sfacciato, non poteva che farsi spedire a fare il lavoro duro e venne dunque inviato a servire sul Ketan, il galeone a vela di Jabba. La vita al palazzo era come sempre caratterizzata da intrattenimento, spesso accompagnato dalle performance della banda di Max Rebo, composta da cantanti, musicisti e danzatrici. Questa atmosfera, però, veniva spesso spezzata da atti brutali e improvvisi. Quando la schiava Ula si rifiutò di concedere a Jabba più di una danza, venne semplicemente gettata nella fossa del Rancor Palisa e tristemente divorata. La criminalità rimaneva feccia e Jabba, così come molti dei presenti, dava valore alla vita altrui solo in valuta. Lo stesso faceva il cacciatore di taglie Bush, che portando Chewbacca al cospetto del Lat, offrì la sua vita per la taglia promessa, contrattando e cedendolo infine per 35.000 crediti. Le intenzioni nascoste dal suo elmo, però, erano ben altre, così come quelle di Lando Calrissian, infiltrato tra le guardie, non certo per servire il crimine. Attendendo il momento propizio, approfittando dell'accesso al palazzo, Bush si avvicinò al trofeo preferito di Jabba, l'ibernato Han Solo. Avviando il processo per liberarlo, risvegliò il contrabbandiere che, confuso e accecato dal tempo trascorso in quella condizione, venne calmato solo dalla voce di chi si nascondeva dietro agli abiti di Bush. Qualcuno che lo amava e che giunse per salvarlo, la principessa Leia Organa.
Questo momento felice però non durò a lungo. Jobba e i suoi li sorpresero nella stanza e il signore del crimine aveva perso interesse per il debito di Han. Farne un esempio era più importante che avere indietro i suoi soldi. Ora anche Leia sarebbe diventata sua prigioniera e Han si sarebbe riunito a Chube nelle celle. Il gruppo era quasi al completo, solo Luke mancava all'appello e questo era il momento giusto per intervenire. Usando la forza per farsi strada tra le guardie e il maggiordomo, riuscì ad arrivare al cospetto di Jabba che teneva Leia come schiava al suo fianco. Lat non era sensibile quanto i suoi sudditi e non era intenzionato a contrattare con lo Jedi. Così, poco prima che potesse agire, lo fece cadere nella fossa del Rancor insieme a Jabnak, uno sfortunato gamoreano che venne presto mangiato da Patisa. Luke era disarmato, ma aveva la forza dalla sua e dopo essere riuscito ad evitare di diventare il prossimo pasto del Rancor, riuscì ad allontanarsi dalla creatura, attirandola sotto una grande porta che attivò con il lancio di un teschio, uccidendo la creatura e sconvolgendo tutti, ma soprattutto Malakili, il guardiano di Patisa, che venne distrutto dalla perdita. Jabba era stanco e oltraggiato. Luke, Han e Chewbacca sarebbero stati portati al mare delle dune perché venissero buttati nel pozzo di Carcoon in pasto al Sarlacc, nel cui ventre avrebbero scoperto una nuova qualità di dolore e di sofferenza, venendo digeriti lentamente per un migliaio di anni. A bordo del Ketanna, però, Jabba non sapeva che i molti alleati di Luke, noti o infiltrati, erano tutti pronti ad agire al momento giusto. E con un solo cenno, proprio quando Luke finse di gettarsi, l'eroico R2D2 lanciò lui la sua personale spada laser e la lotta prese il via. Lando uscì allo scoperto, Chube e Han vennero liberati e quando il cacciatore di taglio e Boba Fett intervenì, venne presto colpito dal disorientato contrabbandiere che, danneggiando solo per errore il suo jetpack, ne causò la caduta nel Sarlacc, portandolo a un'uscita di scena poco dignitosa. Sul vascello, nel frattempo, Leia, approfittando della confusione, costrinse Jabba nelle stesse catene con cui l'aveva tenuta prigioniera e, soffocandolo, pose fine alla sua viscida esistenza. R2 e C3PO si gettarono tra le dune per sfuggire alla distruzione, attendendo di essere recuperati, e Luke salì sulla nave per mettere in salvo Leia poco prima di far esplodere la nave. Una volta recuperati tutti i loro amici, poterono abbandonare l'area a bordo di uno skiff, segnando, grazie al loro intervento, la distruzione definitiva di un dominio criminale durato secoli. Lasciando il pianeta desertico, poi, il gruppo si divise. Luke si sarebbe diretto verso Dagobah per mantenere la promessa fatta al suo amico e maestro Yoda, mentre i suoi compagni si sarebbero riuniti alla flotta dell'Alleanza. Nella piccola abitazione del Gran Maestro, Luke sperava di poter concludere il suo addestramento, ma il suo amico percepiva l'arrivo del suo tramonto come imminente. Yoda riteneva che non ci fosse altro da insegnare a Luke, ma nonostante questo, credeva che ancora un passo separasse il giovane dal potersi definire uno Jedi: il confronto con Vader. Skywalker chiaramente sapeva che non era il momento per nascondere la verità, né per lui né per l'anziano maestro. Voleva sapere se Darth Vader era davvero suo padre, e Yoda confermò la sua identità, comprendendo che Luke doveva averlo appreso dal Sith stesso. Non era un bene che Luke si fosse affrettato ad affrontarlo senza essere ancora preparato al compito, ma dal momento che il passato non poteva essere cambiato, tutto ciò che il vecchio maestro poteva fare era assicurarsi che sapesse a cosa sarebbe presto andato incontro. Affrontare i Sith era il suo destino, e al momento giusto avrebbe dovuto resistere al sentiero oscuro che, se intrapreso, secondo Yoda, avrebbe dominato il suo destino per sempre. Il vecchio e saggio maestro volle assicurarsi che Luke avesse compreso la sua importanza, poiché con la sua dipartita gli avrebbe passato il manto, dichiarandolo come l'ultimo degli Jedi. Attraverso le sue ultime parole, diede al ragazzo le istruzioni di tramandare ciò che aveva imparato, e rivelò lui qualcosa di inaspettato: c'era un altro Skywalker. Con questa rivelazione, l'alba calò sullo Jedi, e dopo 900 anni passati a percorrere le vie della forza, divenne infine tutt'uno con essa. Senza più una guida, Luke si sentiva perso, ma Obi-Wan comunicò con il ragazzo, dicendogli che Yoda sarebbe comunque sempre stato con lui. Potendo finalmente parlargli, Luke volle subito sapere perché la verità sul padre gli era stata nascosta, e il suo mentore rispose che quando Darth Vader accolse il lato oscuro, Anakin Skywalker cessò di esistere. Spiegò che molte delle verità affermate dipendono spesso dal proprio punto di vista. Luke, a ogni modo, percepiva ancora del bene in lui e, conscio della sua identità, non poteva affrontarlo. Chiese poi chi era l'altro Skywalker di cui Yoda aveva parlato, e appena Obi-Wan spiegò di come fosse stato diviso dalla sorella gemella alla nascita, Luke comprese che sua sorella era Leia. Travolto da altre verità e responsabilità, Luke sapeva che anche affrontandolo a suo modo non poteva sfuggire al suo destino, e si preparò a partire per riunirsi alla flotta ribelle nel sistema di Sallast.
A bordo della One, Mon Mothma espose all'Alleanza l'esistenza di una seconda morte nera in costruzione nell'orbita della luna boscosa di Endor. Basandosi sulle informazioni ottenute, la stazione da battaglia questa volta non era ancora operativa e, più importante ancora, l'imperatore stava personalmente supervisionando le fasi finali della costruzione. Molti Botan erano morti per dare queste informazioni alla ribellione, permettendo di organizzare una missione che avrebbe potuto assestare un colpo cruciale all'impero. I piani d'attacco vennero illustrati dall'ammiraglio Jeal Akbar e dall'ufficiale Krixmadin, che avrebbero poi assegnato il comando ai generali Lando Calrissian e Han Solo, rispettivamente responsabili dell'attacco dei caccia e della squadra di terra che avrebbe dovuto disattivare lo scudo a protezione della Morte Nera per permettere alle navi di infiltrarsi. Han avrebbe concesso a malincuore la Millennium Falcon a Lando, offrendogli una delle migliori navi della galassia per la lotta, mentre lui avrebbe pilotato una navetta Lambda rubata, la Tidirium, nella speranza di riuscire a superare le linee nemiche. Sulla stazione da battaglia, nel frattempo, l'imperatore Sheev Palpatine era già arrivato per assicurarsi che i suoi piani andassero come previsto. Gli era chiaro che il suo apprendista, Darth Vader, era intenzionato a continuare la ricerca del giovane Skywalker, ma a suo dire, non era necessario preoccuparsene. Presto sarebbe stato lo stesso ragazzo a cercare il padre e a quel punto i Sith lo avrebbero accolto per volgerlo al lato oscuro della Forza. Prima però avrebbero dovuto occuparsi della ribellione e, come parte delle macchinazioni, la flotta imperiale andava spostata verso l'estremità più remota di Endor, dove avrebbe atteso fino a nuovi ordini, così come Vader, inviato a bordo dell'Executor. Non molto tempo dopo, la navetta Tidirium entrò nel sistema senza problemi e i ribelli erano pronti a iniziare la loro missione. Luke riusciva a percepire Vader a bordo dell'incrociatore e proprio quando l'ammiraglio Firmus Piet stava per farli passare, il Signore Oscuro intervenì, percependo a sua volta il figlio. Pur avendolo individuato, lasciò passare la nave, permettendo ai ribelli di atterrare sulla luna. Darth Sidious sapeva dell'arrivo dei ribelli, ma quando Vader si presentò da lui per comunicargli la presenza del figlio, ne fu sorpreso, poiché non era stato in grado di percepirlo. Se il suo apprendista ne era convinto, allora sarebbe dovuto atterrare sulla luna per attendere il figlio, che sicuramente si sarebbe presentato a lui per compassione, un sentimento che per Sidious avrebbe portato Luke alla rovina e conseguenzialmente al suo cospetto. Su Endor, la squadra d'attacco ribelle era già atterrata e pronta alla lotta, ma perché il piano potesse funzionare, l'infiltrazione doveva passare inosservata. Un dettaglio che Han Solo non riuscì a rispettare, rischiando di sventare l'intera operazione. Appena individuati i ribelli, gli scout si misero alla guida degli speeder per avvisare l'impero della loro presenza, inseguiti da Luke e Leia che fortunatamente riuscirono a fermarli, ma vennero divisi quando la principessa cadde dal mezzo nella foresta perdendo i sensi. Rinvenendo, vide una piccola creatura intimorita minacciarla con una lancia rudimentale. Era un giovane Ewok di nome Wicket Warwick e bastò un po' di cibo a renderlo amichevole, portandola a scegliere di aiutarla. Luke e gli altri ribelli nel frattempo la stavano cercando, ma presto l'attenzione di Chube venne reindirizzata ad altro, facendo scattare una trappola. Grazie al pronto intervento di R2, la loro prigionia non durò molto, ma appena liberati dalla rete, vennero approcciati dai responsabili. Una tribù di Ewok intenta a catturarli e inaspettatamente colpita da C-3PO, al punto da prostrarsi e inneggiare canti per lui. Il droide ne comprendeva la lingua e a quanto pare quelle creature erano convinte che fosse una divinità. Questo non era però abbastanza da spingerli a lasciare andare gli altri, che vennero invece catturati e portati al villaggio per diventare un banchetto in onore di 3PO. Anche Leia era presente, accolta al villaggio dopo aver seguito Wicket, ma chiarire che si trattava di suoi amici non cambiò la situazione. La divina influenza di C-3PO avrebbe però fatto la differenza. Luke, infatti, dopo aver detto al droide di minacciare provvedimenti sugli Ewok, lo fece levitare per spaventarli, convincendoli presto ad ascoltarlo. Avendo modo di fare conoscenza, il gruppo si avvicinò alla tribù di Ewok e quando C-3PO raccontò delle gesta che avevano portato l'alleanza su Endor, Logrey annunciò che la tribù del capo Cirpa aveva scelto di farli membri onorari, portando così i ribelli a poter contare su nuovi alleati. Mentre tutti festeggiavano però, Luke era immerso in pensieri ben più profondi e scelse di allontanarsi, per poi essere seguito da Leia. Il giovane chiese a lei della sua vera madre, e lei rispose che era bellissima ma triste, e i suoi ricordi a riguardo erano confusi, al punto da non permetterle di distinguerli da visioni passate. Ponderando sulle sue parole e tentando di dipingere l'immagine della madre che non aveva mai conosciuto, Luke scelse di aprirsi con Leia sulle loro radici. Confessò lei che l'uomo ora noto con l'identità di Darth Vader, il signore oscuro dei Sith al servizio dell'imperatore, era suo padre. Senza darle il tempo di fare sua questa verità, aggiunse inoltre che lei era una Skywalker, proprio come lui. Lei era sua sorella.
Lei a questo già lo sapeva dentro di lei. Era sempre stata in grado di percepire un forte legame e quando il fratello affermò di voler raggiungere Vader per poter far leva sulla luce che rimaneva in lui, cercò di fermarlo, ma Luke era ferreo e deciso a seguire il suo destino, la salutò con un bacio, lasciandola alla guida dei ribelli. Scossa da tutto questo, Leia si lasciò confortare da Han, ignaro di ciò che la ragazza aveva appreso. Consegnandosi agli imperiali, Skywalker non dovette attendere molto prima dell'arrivo di Vader, che ordinò alle truppe di lasciarlo solo con il ribelle. Parlando con il Sith, Luke lo chiamò padre e si sentì rispondere che dunque aveva accettato la verità, ma la verità che aveva accettato Luke era più ampia. La verità chiara al ragazzo era che sotto quella maschera si celava il volto di colui che un tempo era stato il leggendario cavaliere Jedi, Anakin Skywalker. Vader rinnegava da decadi quel nome, ma Luke riusciva ad avvertire il conflitto in lui. Percepiva ancora una parte di Anakin intrappolata in quell'armatura. Continuando a seguire gli ordini del suo maestro, il Sith negò queste speranze e ordinò di farlo portare al cospetto dell'imperatore. Luke, arreso alla scelta, affermò che suo padre era quindi morto davvero e con queste parole fece breccia in quella corazza. Guardando il figlio che veniva allontanato e riflettendo sul loro dialogo, l'uomo sentì dolore e percepì l'estensione di una crepa, ben celata da tempo. I ribelli nel frattempo si erano preparati ad assaltare il generatore dello scudo, dirigendosi a un'entrata segreta del complesso suggerita dal piccolo Wicket. E grazie a un diversivo improvvisato da Paplu, che rubando uno speeder allontanò molti degli scout assegnati all'area, Han Solo e il comandante Rex con il resto della squadra d'attacco presero in ostaggio l'ultimo di loro, dividendosi poi in due gruppi atti rispettivamente a proseguire con l'infiltrazione e proteggere l'area. Vicino al sistema di Sallast, invece, la flotta dell'Alleanza avrebbe iniziato a schierare le sue forze, saltando nell'iperspazio al seguito dell'ammiraglio Akbar, pronto allo scontro a bordo della On-1. Mentre ogni elemento si posizionava al suo posto, Luke venne portato da Vader al cospetto di chi per lungo tempo si era accertato che ogni mossa potesse condurre alla situazione in cui si trovavano, al cospetto di chi aveva costruito la sua esistenza sul dominio e seguendo tale dottrina si era appropriato del trono che si erge sulla galassia, al cospetto di qualcuno per cui tutto ciò che importava era il potere, un concetto che gli Jedi non insegnavano ma che Palpatine avrebbe presto esposto al ragazzo. Quando il Signore Oscuro si avvicinò al giovane Skywalker per prendere la sua arma, affermando che presto lui sarebbe ceduto al lato oscuro proprio come suo padre, Luke si mostrò deciso a ripudiare questa possibilità, chiarendo che per l'imperatore sarebbe stato impossibile convertirlo e presto, ogni modo, tutti loro sarebbero morti. Con una tetra e derisoria risata, Palpatine rese presto edotto lo Jedi di come ogni azione programmata dai ribelli per l'attacco fosse stata veicolata proprio da lui, lasciando trapelare quanto bastava per spingere l'Alleanza a organizzare tutte le forze disponibili in vista di quella singola missione, un'occasione che avrebbe permesso all'impero di sbarazzarsi degli insorti in una singola battaglia. Quando le truppe su Endor iniziarono a prepararsi per far esplodere il generatore di scudi, vennero fermate dagli imperiali per poi essere portate all'esterno del complesso e, conseguenzialmente, all'uscita dall'iperspazio, l'intera flotta non poté attaccare la stazione da battaglia ancora protetta, trovandosi persino impossibilitata a fuggire poiché bloccata dalla flotta avversaria. Come l'ammiraglio Akbar fece notare per chi non se ne fosse accorto, quella battaglia era una trappola. Sapendo i suoi amici in pericolo, l'ira iniziò a farsi strada in Luke insieme all'odio, al desiderio di riprendere la sua arma per attaccare i suoi nemici, sentimenti che l'imperatore percepì con chiarezza. Su Endor, R2-D2 e C-3PO aiutarono gli Ewok a far cadere gli imperiali in un'imboscata, dando modo ai ribelli di sparpagliarsi e iniziare a lottare. Nello spazio sovrastante erano le navi a combattersi in una lotta che sembrava già segnata. Nonostante la situazione fosse già critica di per sé, l'imperatore doveva ancora muovere una mossa. La stazione da battaglia era completamente operativa e ordinando di colpire la flotta ribelle lo rese chiaro anche ai membri dell'alleanza. Le forze di terra erano in difficoltà, gli Ewok stavano facendo fatica a gestire le tecnologie dei loro nemici e subirono molte perdite. La via per disattivare lo scudo oltretutto era stata sigillata e quando R2 tentò con le sue abilità di aprire il passaggio e permettere alla missione di proseguire, venne respinto con una scarica d'energia che stordì il povero droide, lasciandoli senza alternative e incapaci di aiutare la flotta, impossibilitata ad attaccare la Morte Nera e bloccata tra due fuochi. Nonostante Lando non smettesse di credere nei suoi amici su Endor, continuava a perdere valorosi alleati. Luke era ormai sopraffatto dalla vista e dalla percezione di tanta morte e l'imperatore non faceva che spronarlo ad abbracciare quei sentimenti per piegarlo al lato oscuro. Il giovane non riuscì più a resistere e prendendo la sua arma con la forza, sferrò un colpo che venne intercettato dal padre, dando il via al duello che avrebbe segnato la storia della galassia.
Con le sue abilità riusciva a respingere gli attacchi di Vader, ma non era sua intenzione battersi con lui. Avvertiva il conflitto che scuoteva il vero io di suo padre e ne poteva percepire la luce. Ciononostante, Vader continuò ad attaccarlo e Luke si celò nell'ombra, riflettendo su quanto stava accadendo non solo a lui, ma a tutti i suoi amici. I suoi pensieri non restarono a lungo nascosti, e scavando abbastanza, uno tra i molti si fece più strada. Era il suo timore per la sorte di lei. Colei che, come Vader poté percepire, era la sua sorella gemella. Quando il Sith apprese che questo era ciò che avrebbe toccato Luke più di ogni altra cosa, la usò contro di lui, affermando che se non fosse passato lui al lato oscuro, forse lei lo avrebbe fatto. La forza di Luke venne spezzata, si avventò su Vader gridando mai e con una rabbia ferale indomabile assestò un colpo dopo l'altro fiaccando il potente signore oscuro, sconfiggendolo e mozzandogli una mano, la stessa che tempo addietro era stato lui a portargli via. Darth Vader era a terra, praticamente inerme, e Luke stava per abbatterlo, ma la risata compiaciuta dell'imperatore lo riportò al momento. Lui non avrebbe ucciso Vader, lui non sarebbe ceduto al lato oscuro, e dopo aver lanciato via la propria arma dichiarando che il tentativo di corromperlo era fallito, affermò di essere uno Jedi, come suo padre prima di lui. Fu dunque chiaro a Palpatine che Luke non sarebbe mai ceduto al lato oscuro e pertanto non era di alcuna utilità. L'imperatore iniziò a torturarlo con i fulmini di forza davanti a Vader, che guardando il figlio contorcersi e chiedergli aiuto, poté sentire un richiamo alla luce. Con l'intensificarsi delle urla e del dolore percepiti, in lui si fecero strada i dubbi, e liberata attraverso questa breccia, la luce lo raggiunse. Prima che Palpatine potesse scagliare il colpo di grazia sul ragazzo, l'uomo prese il maestro del male sollevandolo mentre i suoi fulmini tempestavano ancora l'aria e lo trattenne con la sua forza davanti allo sguardo confuso e sollevato del figlio, per poi gettarne infine il corpo nel reattore della Morte Nera, uccidendo così l'imperatore galattico e signore oscuro Darth Sidious, e distruggendo i Sith una volta per tutte. Luke era salvo, ma Anakin aveva dato tutto. E la sua armatura si era danneggiata gravemente, rendendo impossibile il sostentamento dell'uomo, sofferente, ma infine libero dall'ultima delle catene che lo avevano imprigionato durante la sua vita, e rasserenato dalla presenza del figlio. Con la forza ad accompagnare la loro lotta, anche i molti membri dell'Alleanza riuscirono a ribaltare le sorti della galassia. Aiutato dagli Ewok, il coraggioso Chewbacca riuscì a impossessarsi di una TST con cui ottenne un notevole vantaggio sugli imperiali in potenza e soprattutto in sorpresa. Fattore che poi Han sfruttò per stanare coloro che si erano rifugiati nel complesso, fingendosi un pilota bisognoso di rinforzi, per eliminare gli ultimi ribelli in fuga. Per loro sfortuna, era solo una trappola ben riuscita che permise a Han e alla squadra d'attacco di installare i detonatori come pianificato per poi farli esplodere, distruggendo il generatore di scudi e aprendo finalmente la strada per l'attacco alla Morte Nera da parte della flotta ribelle. Senza perdere altro tempo, il generale Calrissian insieme al suo copilota Ninnumbe e al leader della squadriglia rossa Wedge Antilles guidò l'assalto alla stazione da battaglia addentrandosi nella struttura per raggiungere il generatore. La lotta continuava anche all'esterno, dove persino gli Star Destroyer iniziavano a indebolirsi di fronte alla determinazione ribelle. E quando il pilota Arvel Krynid scelse di schiantarsi sull'ammiraglia imperiale Executor abbattendola, la massima potenza della flotta finì per esplodere, impattando sulla Morte Nera. In questo caos, Luke aiutava il suo debole padre a percorrere la strada verso una nave, per lasciare la stazione al più presto. Ma proprio quando si stavano avvicinando a una lambda, l'uomo cedette e il giovane ne pose il corpo sulla rampa. Lo Jedi Anakin Skywalker espresse un ultimo desiderio, poter vedere suo figlio con i suoi veri occhi. Luke rimosse l'elmo, accogliendo la richiesta del padre e permettendo lui di guardarlo. Il giovane avrebbe voluto portarlo con sé per salvarlo, ma suo padre affermò che lo aveva già fatto. Aveva ragione su di lui e avrebbe potuto dire a Leia che infine era riuscito a redimerlo. Spegnendosi davanti al figlio, Anakin Skywalker esalò l'ultimo respiro in pace e sereno, lasciando Luke affranto per la perdita, ma sollevato di essere riuscito a ridare luce alla sua via. Mentre il ragazzo si preparava a lasciare il luogo, Lando e Wedge avevano raggiunto il generatore e, bersagliando immediatamente, assestarono il colpo finale alla Morte Nera e alle forze imperiali. Inseguiti dalle fiamme, i piloti si fecero strada nella struttura e mentre Luke abbandonava la stazione a bordo di una lambda, loro riuscirono a evitare l'esplosione uscendone all'ultimo per riunirsi alla flotta entusiasti, lasciandosi alle spalle la distruzione dell'ultima grande minaccia dell'impero. Un'esplosione che simboleggiava la fine di un'era. Su Endor tutti i membri presenti della ribellione poterono assistere alla vittoria insieme agli Ewok, R2-D2 e C-3PO, Chewbacca e così anche Han e Leia, che poteva percepire Luke, sapendolo dunque al sicuro. Han, notando il modo in cui Leia parlava di Luke, pensò che ne fosse innamorata, ma lei rese presto chiaro che il loro legame era molto diverso. Loro erano fratelli.
La principessa baciò il confuso ma rasserenato Han, ora felice non solo per la vittoria dell'alleanza, ma anche per quella del suo cuore. Quella sera Luke, ergendo una pira, bruciò ciò che era rimasto del Sith Darth Vader, omaggiando suo padre, lo Jedi Anakin Skywalker. Con la vittoria decisiva nella battaglia di Endor, il regno del terrore dell'imperatore terminò, e quando l'alleanza comunicò gli avvenimenti alla galassia, innumerevoli mondi festeggiarono la nuova opportunità che i ribelli avevano portato grazie al loro eroismo e alla loro determinazione, più forte dei numeri, dei pronostici e della ragione, poiché sempre accompagnata dalla forza. I superstiti della flotta ribelle si unirono alle forze di terra al villaggio dell'Albero Luminoso, festeggiando insieme agli Ewok, riabbracciando i propri amici e narrandosi storie per onorare non solo la loro personale lotta, ma anche quella di tutti coloro che non erano riusciti a vederla come gli altri, tra i ribelli di ogni razza, tra ogni droide che è stato al loro fianco, ogni creatura, tutti coloro che in anni e anni di guerra avevano dato la vita per raggiungere questo momento, per liberare infine la galassia e permettere a ogni individuo di tornare a scegliere la propria via. Durante i festeggiamenti, Obi-Wan e Yoda si mostrarono a Luke, orgogliosi di ciò che era stato in grado di fare. Senza mai abbandonare la speranza, il giovane aveva garantito il ritorno dello Jedi Anakin Skywalker, che si unì a suo figlio, mostrandosi sorridente. Grazie al suo sacrificio, Anakin Skywalker era divenuto tutt'uno con la forza e, adempiendo al suo destino, aveva infine riportato per tutti il tanto atteso equilibrio nella galassia lontana lontana. Hello there! Questa era la leggendaria storia narrata dalla saga di George Lucas, esposta in un riassunto dei 6 episodi di Star Wars che si ergono a fare da pilastro per tutto ciò che è la galassia lontana lontana. Con questo video la serie dedicata ai riassunti giunge al suo termine e considero questa meta definitiva come la forma più completa del lavoro, poiché nei mesi ho gradualmente maturato nuovi approcci al montaggio e qualche nozione in più sulla gestione dell'audio, dettagli che mi hanno aiutato a migliorare alcuni aspetti dei primi riassunti in questo contenuto che dunque, come Lucas fece con le riedizioni dei film, ritengo la versione canonica, per così dire, e sicuramente la più coerente con la mia idea di questo progetto che ho voluto portare a voi. Vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine del video e vi invito a pormi attraverso i commenti qualsiasi domanda abbiate su un qualsiasi momento di questi film, dettagli che magari vi hanno sempre incuriosito o che non vi sono chiari. Sarò felice di rispondere alle vostre domande. Nel frattempo, vi do appuntamento al prossimo video e, come sempre, che la forza sia con voi.